giorno speciale, sono fiero e orgoglioso di essere stato invitato. Per me è un'emozione stare qui, sempre stata, quindi tanti auguri, Magico Bari, e speriamo di rivederti presto in Serie A. Dietro vediamo la tua maglia, quando l'hai indossata questa? Questa è di 3 anni che mi ha regalato grandissime emozioni, anche se l'ultimo anno in Serie A è stato quello più bello, insomma. Qual è il ricordo a cui sei più legato? I ricordi sono tanti, poi per un attaccante fare tanti gol in 3 anni, entri nel cuore dei tifosi, ricordi tanti in Serie A, quelle trasferte a Milano dove il Bari non aveva mai vinto, all'Olimpico con la Lazio, però il gol Bari-Foggia sicuramente resta un ricordo indelebile. Sicuramente la partita di ieri ha fatto un bel regalo ai tanti tifosi che accolgono sempre alla grande la propria squadra. Ci voleva, perché stavamo passando un momento di difficoltà, quindi questa vittoria ha ridato un po' di serenità, la squadra può lavorare tranquilla, si stanno facendo degli acquisti importanti, quindi i play-off distano 2 punti, quindi bisogna dare continuità e sono sicuro che alla fine, insomma, ci toglieremo delle soddisfazioni. Sicuramente ripetere il campionato dell'anno scorso era molto difficile, però guardiamo fiduciosi, dai. Guardiamo fiduciosi, è stato un anno un po' turbolento, pieno di polemiche. Che messaggio vuoi dare in ultimo a tutti i tifosi del Bari? È stato un anno turbolente per quei 120 secondi finali dell'11 giugno, perché altrimenti oggi era un'altra giornata di festa. Purtroppo siamo caduti quando nessuno se l'aspettava. L'importante è buttare le basi per programmare un campionato importante, perché io credo che l'affetto che ha dimostrato la città nei confronti di questa squadra e di questa proprietà resta un qualcosa di straordinario, e loro hanno l'obbligo, insomma, di riportarla a giocare nei campi importanti, perché la città lo merita. E forza Bari. È sempre forza Bari.